caso del benzinaio ha interessato molto anche me, appunto perché ti permette di vedere il problema a diversi livelli. Cioè, giustamente, se tu guardi a chi ha la reazione omofoba, razzista, è chiaro che quello sta avendo una reazione, quindi quella reazione è stata provocata. Non è questione di dare la colpa più in basso o la colpa più in alto, secondo me, è questione di volontà. È chiaro che non c'è una volontà di risolvere il problema della sicurezza, perché evidentemente non porta a niente di benefico a nessuno in particolare, e quindi la risposta sta lì. Ovviamente non è che il cittadino deve organizzarsi da solo, però io faccio anche molta fatica a mettermi contro uno che a un certo punto prende in mano la doppietta e spara dietro, perché capisco che certe situazioni siano esasperanti, specialmente se fai quel mestiere lì, se vivi dal mattino alla sera nella situazione di... È chiaro che chi sta al governo fa gli enunciati teorici, dice bisogna, non è giusto, bisogna che, però poi questa forma impersonale che esiste, credo, solo nella lingua italiana, tra l'altro, bisogna, si faccia, si deve fare, e senza mai che ci sia un soggetto che segue questo, che ci sia un nome preciso che segue questo verbo, lascia il tempo che trova. Quindi a me piacerebbe tanto istituire una specie di tribunale in Italia che va all'indietro negli anni, un po' come c'è la Wayback Machine per l'internet, e va a vedere chi è stato nel corso degli ultimi 5, 10, 8, 16 anni a commettere i vari errori o a essere responsabile delle varie negligenze che hanno portato ai problemi di oggi, cioè dare dei nomi e dei cognomi a chi, per esempio, ha voluto una situazione, scusate, a chi per esempio ha permesso che la situazione di oggi con la Libia sia arrivata al punto in cui è arrivata? Andiamo indietro a vedere, governo per governo, legge per legge che è stata fatta, voto per voto, e facciamo dei nomi finalmente. Sarebbe bello. Invece tutto quello che è passato passa così in cambusa, è stato fatto, sono stati fatti errori, si usa sempre la frase in generale. Secondo me, se usassimo una specie di tribunale di questo genere, non tribunale in senso legale, in senso morale ovviamente, molti nomi verrebbero fatti e quando la gente va a votare starebbe molto più attenta prima di tornare a votare le stesse persone. Beh, riguardo all'articolo che dicevi tu, quello che riguarda la perdita di autostima, la facilità con cui si riesce a indurre la perdita di autostima nelle persone è praticamente la chiave per capire anche come poi si riesce a imporre certe verità alle quali nessuno si pone mai delle domande. Torniamo alla domanda iniziale e alla posizione di Riccardo, che dice che molta gente ha capito e che molta gente si sta svegliando. In realtà, i più grandi guardiani di questa bugia che stiamo continuando a ripetere, che sta continuando a reiterarsi nel tempo, sono proprio le persone stesse. Come diceva McLuhan, sto parlando dell'11 settembre, ovviamente, di tutto il grande inganno di quello che è il cosiddetto terrorismo islamico. Come diceva McLuhan, i piccoli segreti sono i più difficili da mantenere. Per quelli troppo grandi basterà sempre l'incredulità della gente. Quindi siamo alla fine, siamo noi stessi, noi cittadini in generale, i guardiani di questa bugia, perché non abbiamo la capacità mentale o il coraggio, l'apertura mentale di considerare delle possibilità alternative. Io la vedo molto, 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 molto più grigia di quanto la vede Riccardo, mi dispiace dirlo. Purtroppo la lentezza con cui si muove questa cosiddetta crescita, questa cosiddetta presa di coscienza mondiale, è contrata appunto da quello che diceva Giulietto prima, cioè nel momento in cui l'internet è diventato un'arma per tutti per andare a scoprire velocemente verità che fino a ieri c'erano state nascoste, la controparte ovviamente si è anche organizzata e l'ha fatto diventare un terreno di battaglia sull'informazione stessa. Per cui adesso è una guerra. Una volta, per fare un film sull'11 settembre, io e Giulietto impiegavamo un'ora e mezza di filmato e in un'ora e mezza vi facevamo vedere tutti i più grossi problemi della versione ufficiale. Sto parlando di Inganno Globale, il mio, e di Zero, il suo film. Adesso, per poter fare una cosa decente, bisogna fare tre film in uno, cioè bisogna fare un film sulla bugia ufficiale, poi un secondo livello, analizzare tutte le bugie che sono state raccontate da chi difende la versione ufficiale per coprire la bugia originale. E poi un terzo livello nel quale fai vedere qual è la smonti anche la loro bugia, che è quella che è stata messa lì per coprire la bugia originale. Cioè è una battaglia totalmente e solamente limitata al mondo dell'informazione. È tutto lì che avviene oggi la guerra, secondo me. Se tu potessi togliere in questo istantaneamente
la possibilità di mentire al mondo, in 20 minuti tutti i problemi del mondo si risolvono. Il problema sono le bugie, chi le alimenta e noi cerchiamo di combatterle, che facciamo il nostro meglio e che abbiamo bisogno di tanto tanto aiuto, altro che il problema risolto.